È arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che rafforza le misure anti-Covid. Il provvedimento è stato varato all'unanimità, dal Super Green Pass concesso solo a vaccinati o guariti dal Covid all'obbligo di vaccino per alcune categorie. Il Super Green Pass entrerà in vigore già dalla zona bianca, varrà dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate. L'accesso a spettacoli, eventi sportivi e stadi, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche, cerimonie pubbliche, musei, cinema e teatri sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori del Super Green Pass. Super Green Pass, professore, cosa ne pensa? Allora, è un provvedimento preso dai nostri politici, dal Consiglio dei Ministri, e evidentemente hanno osservato quello che sta succedendo pure nelle altre parti d'Europa, si sono consultati con dei tecnici ed è un provvedimento, secondo me, però lo posso dire da cittadino e non da operatore sanitario, perché sapete che noi non possiamo esprimerci in termini di politica sanitaria anche alla luce di norme recenti. Quindi io da cittadino invece ne sono assolutamente favorevole. Perché? Perché è secondo me un sistema, un mezzo, un artificio, un grimaldello, un cavallo di Troia che ci consentirà di far vaccinare molte persone, perché il Super Green Pass ovviamente limita anche pesantemente la possibilità di accedere a luoghi pubblici di soggetti non vaccinati, e quindi spero che sia lo penso fondamentalmente, un sistema, un mezzo utile per questa finalità, perché qui ci dobbiamo vaccinare tutti, purtroppo non esiste chi non si vuole vaccinare, che sia un Novax convinto, che sia uno scettico, un fobico, perché poi molte di queste persone hanno proprio paura dei vaccini. Io voglio ribadire che il vaccino non presenta rischio zero, così come non presenta rischio zero l'assunzione di qualsivoglia farmaco. Noi lo dobbiamo fare per noi stessi, ma prima ancora per la collettività, perché la vaccinazione è un sistema che garantisce la collettività. Poi, ovviamente, il singolo ne trova giovamento e di fatto non, nel caso specifico di Covid-19 non si ammala gravemente e non muore. Qualcuno storce il naso perché dice: va bene, però io mi faccio il vaccino, vado comunque a un rischio XY, quello che è, e poi alla fine mi posso comunque infettare. Purtroppo al momento i vaccini anti-Covid non garantiscono la sterilizzazione delle alte vie respiratorie, e quindi di conseguenza alcuni o molti possono infettarsi e trasmettere l'infezione pur non ammalandosi gravemente. È l'unica possibilità concreta oggigiorno di combattere SARS-CoV-2 e Covid-19. Inutile che ci giriamo attorno. E questa, il vaccino, l'unica possibilità concreta. Tutte le altre cose, ad esempio adesso si parla pure di nuovi farmaci specifici anti-SARS-CoV-2, va bene, ma quelli non possono essere utilizzati sempre in tutte le fasi della malattia oppure in tutti i soggetti infetti, vanno utilizzati in setting particolari di soggetti, quelli che sarebbero i più a rischio. E comunque i farmaci antivirali sono, diciamo, supplementari a un intervento principale che è la vaccinazione. Quindi esiste la vaccinazione, poi fortunatamente ci sono questi farmaci antivirali che stanno pian piano per essere commercializzati, e l'altro aspetto importante è
la prevenzione, quindi un comportamento saggio da parte di tutti, sono tutte cose che sappiamo, le ribadiamo, la mascherina, il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale, un comportamento congruo, evitare gli affollamenti, evitare adesso che si andrà, fra poco entreremo nel clima prenatalizio e poi andremo più o meno tutti in vacanza a Natale per pochi giorni o tanti giorni. Ecco, evitare, che ne so, gli incontri fra non parenti stretti, quindi le grandi tavolate, gli incontri con tanti amici per i giochi di società che sono tanto simpatici e che allietano, diciamo, in maniera appunto tradizionale le festività natalizie, però queste cose anche quest'anno è meglio non farle. Anche perché si va verso la stagione fredda, più fredda dell'anno, che è quella dove i coronavirus e in generale i microrganismi cosiddetti da raffreddamento purtroppo danno il peggio di sé, quindi dobbiamo un attimo pensare che anche questa, la prossima invernata sarà un'invernata un po' particolare che si vivrà all'ombra di Covid-19. Molto sicuramente sarà una epidemia molto meno significativa di quella dell'anno scorso per tanti motivi, anche se il principale, voglio ribadirlo, è la presenza di questo vaccino che l'anno scorso di fatto non c'era, perché in Italia i primi ad essere vaccinati furono vaccinati il 27, se ricordo bene, di dicembre, ma ovviamente si fu fatta una specie di Vax Day, ma con un numero molto limitato di soggetti in ogni regione, e poi si cominciò pian piano a vaccinare da gennaio in poi. Adesso ci sono questi vaccini, veramente decine e decine di milioni di italiani sono vaccinati, tra poco forse verranno vaccinati anche i bambini tra i 5 e i 12 anni, e sappiamo pure che purtroppo in questo preciso momento il mondo scuola, che purtroppo va a garantire al virus una certa circolazione. Quindi un appello rivolto ai genitori: non abbiate paura di questo vaccino, perché è un vaccino che si può praticare anche in età pediatrica senza problemi. E comunque, visto e considerato che i nostri figli già dall'età di 3 mesi eseguono veramente tantissimi vaccini, non vedo perché uno debba essere spaventato per questo tipo di vaccino, che soprattutto quello mRNA si è dimostrato molto molto sicuro in termini di effetti collaterali, anche se, lo debbo ribadire onestamente, il rischio zero non esiste.